Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per una nuova puntata, per la prima puntata di Rick e Locke. Io sono Locke. Io sono Rick. E benvenuti e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare in questo show, dai. Assolutamente, assolutamente. Cosa vuoi fare? Single player o facciamo due Ma doppio, player? voglio vedere quanto siamo scarsi insieme. Vediamo chi è più scarso qua, vediamo adesso. Io sappi che mi dovrai spiegare tutte le lamerate Sì, del gioco certo. Non perché esiste una persona al non... mondo che non conosce questo gioco. Io... Forse uno in questa stanza. Giusto perché proprio ci piace, no? Proprio fare delle figure oscene. Allora, no, giusto per fare anche identificare chi ci sta guardando, chi è quello schifoso, io sono Mario, quindi magari uno sa adesso chi sta giocando, perché non è che vorrei che la gente dopo incolpasse la No, persona ma sbagliata. è meglio creare Specifichiamo. confusione, Ah, no? va bene, Magari che ci... ho degli alibi così in questo modo, No, invece in no, questo modo tu mi stai no. No, ragazzi, completamente... è Locke, quello che adesso sta giocando, sta saltando, sono io. Ecco, sta saltando, Non è sono io. vero, Locke, sta Locke. mintando, Questo è Locke, sta sta girando. Sta mandando. mandando. Lei vende. Lei Lei vende. sta vendendo. Vabbè, dai, 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 fai vedere che razza di fenomeno sei. Guarda, con il mio muore al primo livello. Intanto hai perso il tubo, Ma one up o tubo? Questo è il Il dilemma. grande dilemma della vita. Esatto. Shakespeare, Miyamoto, San. Che posizione plastica che aveva nel momento in cui stava assumendo il Esatto. ferro? È la carica, guarda. In modalità flash, proprio on. La famosa posizione It's a me, Mario! Via con la stella. Mamma mia, cioè, era veramente proprio... Cioè, ogni forma di questi giochi era proprio strutturata per crearti attacchi epilettici, non c'era niente Abbastanza, da infatti fare. sì. Cioè, Colori proprio... illegali, luminosità illegale. Poi dopo si stupisce come mai... 5.000, 5.000! 5.000 ragazzo che è Così 5. tanta gente oggi porti gli occhiali. Eh sì. Ehi, tu. Ecco, sta cosa qui, ecco, questa è una piccola chicca che magari tanti non sanno, ma in realtà forse non lo so neanch'io, però quei lì, insomma, quei botti che avete visto alla fine, non sono casuali. È una cosa legata al tempo. Non mi ricordo esattamente qual era il fattore, ma non, se non sbaglio dovevi tipo arrivare alla fine del livello con i secondi pari, non pari, uguali, tipo 11, 22, 20, tipo 366, credo, eh. Sa di cazzate. Io non lo so. Sa di cazzate improvvisate. Io mi fido, Vabbè, per me posso dire quello che voglio, che tanto te. Esatto. È come sparare sulla Croce Rossa proprio, A cioè. caso proprio. Intanto però qua Sì, è beh, è il già secondo livello adesso, cioè non portiamo sfiga, non andato. gufiamo. No, invece guffiamo un po' qua perché io, cioè, io so, temo il momento in cui dovrò usare il caro buon vecchio Luigi. Luigi, poverino, l'ho sfigato per generazioni, nessuno Ma l'ha mai voluto. chi è? Perché nessuno l'ha mai voluto? Cioè... Luigi, cavolo, non c'è un nome così. Cosa vuol dire? Altra chicca di ecco. Vabbè, quando è stata l'ultima volta che ci hai giocato? Ma veramente, non ho memoria. Cioè, io mi ricordo di averci giocato da bambino, ma sono passati tanti di quegli anni. Cioè, ragazzi, non vogliamo svelare l'età, ma... Qui, se non sbaglio, c'era il buon vecchio funghetto che Sì, ma aspetterà. ragazzi, ma questo è un professionista, di che cosa stiamo Ma che professionista, lo parlando? sanno tutti? Lo sanno tutti, non lo so io, sta cosa. No, io per la prima volta ci avevo giocato ai tempi delle elementari e con il NES, il Nintendo, specifichiamo NES, Nintendo Entertainment System. Giusto perché, per chi non lo sapesse, ma Esatto, cosa perché vuol lo dire sanno tutti. NES? No, oddio, birra! Hola! Che Ecco. piccola soddisfazione Ecco, non devi personale. farmi parlare, o gioco o parlo, perché sennò... Ma scusa, ma Ecco, sto pensavo... canale qua ha smesso di funzionare, perché Non non ha si più può... senso di esistere. Oh, ora Oh, finalmente sappiate Luigi. che è sempre Locke che sta giocando, non No, sono io. certo. In realtà è tutta quanto una menzogna. Ah, comunque dicevo, la prima volta è stato ai tempi elementari, quando il mio buon vecchio fratello portò questa console a casa, comprata dall'amico, l'aveva pagata 80.000 lire, adesso mi ricordo ancora il prezzo. Porca miseria. E bei tempi quando c'era la lira. Era tu, maledetto. Un po' più avanti. Quando tutti eravamo ricchi. Niente, one up e non tubo. Esatto. Boom.
però dai, piano piano. No, scelta. Ah, ma anche il fiore lì diventa verde in base a chi lo gioca, Luigi. È vero, non è accorto. Ma adesso non è uguale identico a Mario. Mi ricordo Mario. No, beh, sì, quello sì. No, dico il fiore, l'animazioncina, lo sprite dentro il fiore. Non ci avevo mai fatto caso. Anch'io, hai perso la stella. Ah! Quale stella? Certo, la stella del Vinci Vita. L'hai perso. Ok, proprio non c'è redenzione. No. Ma ragazzi miei, ma di che cosa ci preoccupiamo? Abbiamo bisogno dell'invincibilità, noi siamo invincibili. Ecco. E il gioco che... il primo gioco che c'era dentro quel NES, l'unico gioco che c'era con il NES che comprò mio fratello, era Mario. Ma era Mario. Questo qua, però era una versione particolare, era la versione doppia, c'era Mario e Duck Hunt, che era un gioco... Non dico sparatutto, era uno dei pochi giochi che usava la pistola, la zapper. E io quella, senza scatola, da povero, ero morto di fame, avevo solo la cartuccia. Però tante soddisfazioni. E... però ti sei impegnato, eh. Devo dire che ti sei impegnato per prendere quel 100. Il 100 più sofferto. Vedi, però il tempo non... No, mi puzza tanto. Dopo quando da registrato controlleremo. Sì, bisogna che partono sempre quei botti. Anche secondo me. Anzi, è più difficile non farli partire. In realtà solo se tu i numeri partono. Esatto. Non partono i botti. Oddio. Dai. Almeno il fungo non farlo partire. No, ma quanto gracchiano quei tasti di porca miseria, cioè. Ma perché... Hanno i loro anni pure loro. Sì, giustamente. Scusa. Io non voglio morire in nessun modo. Non puoi sparare. Ok. Oh, sparare. Che sparare, c'è bisogno di sparare. Siamo professionisti. Ok, no, sta no. calmo. Bravo, un genio, un grande. Ma sì, ma perché? È colpo di tasca. Strade facili, cioè, bisogna un po' complicarsi la vita in questo gioco, certo, perché sennò poi... Perché già è facile. Sì, è facilissimo, ragazzi, cioè, io veramente sono sbalordito dall'incapacità del mio caro... No! Ah, un po' di rincorso, no, è alto, quello... Certo, sgomberiamo un po', distruggiamo metà... bravo! Grande. Qua ci sono delle monetine, no? Sì, ma chi se ne frega, era fiore. Ma le monetine, guarda che con calma io arriverò al mio agognato 100 e poi vedremo chi è che riderà. Intanto però non perdere, ecco, bravo, va bene. Ma perché c'è il problema di... Cosa è successo? Perché tornati indietro? Perché ne hai schiacciato una, ha creato quello spessore che ha fatto tornare... La magia del momento, ma non sarà che non sono vicino? Quando sei vicino no, perché beh, penso che sia un'intelligence, tipo l'intelligenza artificiale dei tempi. Era già troppo avanti. Sì. Ma in realtà mi sa che era una questione di memoria, non riusciva a caricare due caratteri insieme. Due cose insieme che si muovono. Sono andato più avanti del esatto. Master Lock. Hai superato. L'arroganza non paga, ragazzi, non paga. Occhio, Cosa fai te, Bari o vai... Ovvio che Bari, ma di cosa stiamo parlando? Olè! Così potrò dire comunque di essere arrivato più avanti di te. Ah, certo. No, io guarda, per amore della pace, dell'orgoglio, della bontà e del giusto, prenderò la strada più difficile e più lunga. Porco Buddha! Sì, il fiore diventa verde. Ok, quei cosi fanno male. Hai visto? Che qualità? Qualità, fortuna quella. Ecco, evitiamo di cadere. Avrei qualcosa da ridire, però. Adesso non fosse più piccolo, esatto. Tutti pensavano. Intanto sono andato più avanti di te, mio caro. Ma adesso vedrai, senza barare. Allora, uno dei trucchi di questo gioco è di andare veloce senza pensare. Tra l'altro, se la memoria non mi inganna, qui c'era un funghetto. Ma ragazzi, ma qua proprio abbiamo a che fare con un professionista. Ragazzi. Tutto ciò è illegale, ragazzi miei. Ma in realtà lui ha detto, dai, facciamo questo gameplay. Esatto, ma in realtà è da... sia la prima volta. Lui in verità si è smanettato, non so quanto. Tre settimane gioco, che ci no? gioco, esatto, giorno e notte. Intanto io sono qua per la figura del pirro. Anche la no? cazzata del fratello di 80.000 lire. Cioè, non sì, c'era esatto, se si è inventato tutto, se l'hai scritto, ragazzi. Esatto. Anche quello dei fuochi d'artificio, tutte cose che ha studiato, ha reperto. Io invece sono qua, no, a fare il bagiato. Ah, ma aspetta un attimo, si può mica passare? Non c'era mica il livello trasparenza adesso qua. Fa finta di dire, ma questo io non lo sapevo. No, a parte il scherzo, no, io pensavo che si potesse. È proprio così messo male sto gioco. Insomma, è capolavoro. Capolavoro ai tempi. Ah, lui
noi ci piace il vintage, anche se non siamo capaci di usarlo. Esatto. No, prima si torna ad attaccare. Mi piace un Mario che attacca. È un Mario che fa male. Ecco, e allora tu sarai più da Wario. No, Mario, Wario scorreggia. Come si fa? Tac, tac, e pam, pam. 2000! 2000, la paghetta, esatto, di quando c'erano ancora le lire. Esatto. per chi andava bene, perché no? Esatto, chi era ricco, benestante. Erano sberle, sberle. Mamma, mi dai la paghetta, esatto, faccio gonfio. Esatto. Ecco la tua paghetta. Una bella manciata di sberle. Dai, finiamo sto Bowser qua. Vai. Dai, 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 dai. Così almeno tu fai una creazione... Ecco, esatto, nel dirlo. Vedi, ho perso tutto, proprio tutti i miei averi. Mio caro. Era meglio scavalcare. È molto difficile. Ma poi perché l'ho fatto? Ci ho aspettato. In realtà c'avevo già il fiore, esatto. Cioè, l'avidità. L'arroganza. L'avidatezza. L'avidizia. No, non l'ho visto, mi sono girato un secondo. Ma l'hai detto, beh, alla caviglia, proprio sleale come sì, pochi. Aspettava soltanto che ti girassi. Esatto. Sulla rotola, ma l'ha dato. Ah, il buon vecchio Todd nella sua bruttezza. Tu che sei un esperto, spiega che cos'è. Io lo chiamo sempre fungo, ma in realtà lui è Todd, che è una specie di schiavetto del mondo dei funghi, credo. Sempre secondo la teoria dei fuochi e tutto il resto. Certo, come anche il fatto che gli alieni esistono. Esatto. Ma direi di fermarci qua, dai, facciamo un break, come dicono i nostri amici inglesi. Assolutamente, assolutamente. Dai, vi abbiamo dato un primo assaggio. Ma sì, ma era per far vedere un attimo che come siamo messi. Ma in realtà siamo molto più bravi, dai. Sicuramente, sicuramente, ragazzi. Non temete, non avete a che fare con degli scarsi. Dai, fermiamoci qua e alla prossima puntata. Assolutamente. È stato un piacere avervi con noi per la prima puntata. Esatto. E alla prossima. Ciao. Ciao, ragazzi. Thank you.